Produrre energia rinnovabile, incrementare la raccolta differenziata, avere il coraggio di affrontare nuove sfide. La Ecolan S.p.A., società totale capitale pubblico e costituita da 67 comuni soci, equivalenti a 75 comuni dei territori del Frentano, Sangroventino, Ortonese, Marucino ed Alto Vastese, continua il suo percorso di crescita, proiettata sempre di più verso un futuro fatto di innovazione e sostenibilità. Ed il futuro si chiama anche grafene, un composto che si ottiene dai rifiuti organici, un materiale dalle straordinarie proprietà tecnologiche che può essere utilizzato in svariati settori. Presso la piattaforma Ecolan, in località Cerratina di Lanciano, è stata inaugurata la nuova divisione ricerca sul grafene. Nell'occasione sono stati anche presentati e consegnati i nuovi mezzi ecologici acquistati grazie al bando Coreve, il Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Riciclo ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggio in Vetro prodotti sul territorio nazionale. L'evento ha visto la partecipazione del presidente di Ecolan, Massimo Ranieri, del responsabile della Ecolan, Gabriele Di Pietro, degli ingegneri Letizia Finamore ed Alessandro Pietro D'Archi di Ecolan, dell'amministratore delegato di iGraner, Andrea Di Filippo, e dei sindaci dei comuni destinatari dei nuovi veicoli, Archi, Casalbordino, Monteodorisio, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Tornareccio e Villa Santa Maria. La creazione della nuova divisione ricerca segna un passo cruciale verso un futuro di innovazione sostenibile. Questo laboratorio sarà il fulcro della ricerca congiunta tra Ecolan e iGraner, focalizzata sulla trasformazione dei rifiuti organici in grafene. Il progetto di ricerca sul grafene e l'avanzamento dei lavori del digestore rappresentano un contributo significativo agli obiettivi europei di energia rinnovabile e sostenibilità, ha detto il presidente Massimo Ranieri. La Ecolan guarda al futuro e al rispetto per l'ambiente. Oggi è stato presentato un reparto destinato alla ricerca e allo sviluppo ed è stato presentato la produzione, insomma, del grafene, presidente. Sì, questo era, diciamo, un obiettivo che abbiamo messo nel piano programma dell'anno scorso, quindi abbiamo realizzato quantomeno il laboratorio che prevede qui la sperimentazione della produzione di grafene dal materiale che raccogliamo, cioè dalla sostanza organica, e quindi andremo a sperimentare, a produrre grafene dalle varie tipologie di rifiuto. Quello che è il nostro obiettivo è quello di capire qual è, diciamo, l'elemento migliore a costi sopportabili per produrre grafene. Questo grafene ha innumerevoli, diciamo, utilizzi. Noi in particolare poi vogliamo verificare sempre in laboratorio e poi a scala industriale la possibilità di utilizzare il grafene come acceleratore dei processi di digestione anaerobica all'interno del digestore, perché sembrerebbe che questo materiale, che è un conduttore importante, può accelerare i processi di digestione e quindi produrre più gas, più biometano. Quindi, ecco, questo impianto è strettamente anche collegato al biodigestore. A che punto siamo col biodigestore? Biodigestore, abbiamo fatto il getto della platea di fondazione dopo aver fatto i pali proprio ieri, e da cronoprogramma i lavori dovrebbero concludersi del digestore entro giugno 2025. L'impianto di compostaggio, che è partito qualche anno fa, invece terminerà i lavori entro la fine dell'anno, e quindi entro la fine del 2025 accenderemo i motori di questo impianto che tratterà l'organico dei nostri comuni e non solo. Andrea Di Filippo, e oggi viene presentato un gioiello per la produzione del grafene. Come nasce la produzione di grafene, a cosa serve? Allora, in questa divisione oggi abbiamo presentato quella che è la nostra linea pilota per produrre grafene da rifiuti organici. Quindi utilizzeremo biomassa soprattutto da riciclo di lavorazioni agricole e trasformeremo questo rifiuto a basso costo in un materiale così innovativo come il grafene. Lo faremo attraverso dei processi che abbiamo messo a punto già teoricamente, ma che qui eseguiremo proprio praticamente per verificare tutte le condizioni. Ci sarà una prima fase ovviamente di selezione di questi rifiuti e poi un'ulteriore fase di lavorazione e di preparazione prima di passare a quelle che sono le fasi di processo di produzione e di estrazione del grafene. Ecco, l'impianto che è dietro di lei rappresenta la fase 2? La fase 2, che riguarda proprio quella in cui il prodotto già purificato viene introdotto in un ambiente e riscaldato in assenza di ossigeno.
Dalla fase 2 ricaviamo dalla biomassa di partenza una struttura molto carboniosa, la quale poi successivamente deve essere rilavorata sia con trattamenti chimici, trattamenti di purificazione e trattamenti meccanici, e successivamente a tutti questi trattamenti si estraggono proprio dei fogli, degli strati monatomici di carbonio che sono a tutti gli effetti grafene. Cosa serve il grafene? Qual è l'utilizzo? Allora, il grafene ha tantissime proprietà, quindi e sono delle proprietà da un punto di vista proprio di caratterizzazione fisica uniche, perché è un ottimo conduttore elettrico, un ottimo conduttore termico, ha delle proprietà ottiche strabilianti, essendo trasparente completamente. Può essere utilizzato come stabilizzatore della radiazione UV. E soprattutto ha delle proprietà meccaniche che in questo momento lo favoriscono rispetto a tanti altri materiali per poter alleggerire quelli che sono i materiali che oggi noi utilizziamo tradizionalmente. In questo contesto invece locale, diciamo che sarà utilizzato soprattutto per trasformare i materiali, le resine termoplastiche, quindi la plastica in generale, dalla quale ricaviamo anche dei tessuti che possono essere utilizzati sia in ambito ospedaliero oppure per la cura personale. Quindi diciamo che le applicazioni sono innumerevoli, e come dicevo prima, tra le più importanti, che sono anche quelle che noi inseguiremo e perseguiremo, sono quelle di utilizzarlo per la realizzazione di accumulatori e batterie, e per utilizzarlo per la realizzazione di alcuni device, dei mezzi a idrogeno, quindi sia le fuel cell che i pressure vessel, cioè i serbatoi in materiale composito. Oltre all'inaugurazione del laboratorio, l'evento è stato anche occasione per consegnare dei nuovi piccoli porter, veicoli ecologici progettati per operare nei centri storici dei comuni. Questi mezzi, finanziati dal Consorzio Coreve, saranno utilizzati per la raccolta e gestione dei rifiuti in aree urbane, caratterizzate da strade strette e difficilmente accessibili, migliorando l'efficienza dei servizi ambientali e riducendo l'impatto ambientale delle operazioni di raccolta. Presidente Massimo Ranieri, qui ci sono 6 mezzi che sono molto importanti soprattutto per i piccoli centri. Sì, sono 6 mezzi per la raccolta del vetro. Abbiamo ottenuto un cofinanziamento da parte del Consorzio Coreve, l'investimento è di 150.000 euro circa, il 15% l'abbiamo messo noi come Ecolan, e il resto abbiamo partecipato a questo bando del Consorzio che ci ha... Siamo risultati vincitori, quindi abbiamo acquistato questi mezzi che andranno ai 6 comuni che hanno partecipato insieme a noi a questo progetto. Quindi sono mezzi molto adatti anche ai centri storici, e che tipo di raccolta faranno? Allora, questi sono dei porter piccolini che servono proprio per i nostri centri storici, tant'è che abbiamo coinvolto i comuni di Tornareccio, Monte Odorisio, Torino di Sangro, Villa Santa Maria, adesso sicuramente mi dimentico qualcuno, che hanno dei centri storici particolari, anche gli altri comuni. Adesso quest'anno abbiamo fatto partecipare questi comuni, nel proseguo parteciperanno anche gli altri. Dobbiamo ricordare che questo è un bellissimo bando che avete vinto, e quindi avete portato a termine un altro, come dire, un altro obiettivo di quelli che vi eravate preposti, però dobbiamo ricordare anche la raccolta differenziata e il bellissimo risultato di cui abbiamo anche parlato recentemente. Sì, vabbè, siamo stati premiati tra virgolette da Legambiente nel report di quest'anno come una delle società che migliori performance a livello di raccolta differenziata. E adesso noi puntiamo a migliorare la qualità del materiale, e quindi da quest'anno partiranno anche le tariffe puntuali, quindi con l'obiettivo di tracciare tutti i conferimenti, proprio con l'obiettivo di nuovo di migliorare la qualità del materiale e quindi ridurre quella percentuale di scarto di sobballo che poi andrebbe in discarica. Nicola De Laurentiis, sindaco di Archi, anche nel suo comune verrà utilizzato uno di questi mezzi. Sì, noi ringraziamo la società Ecolan che cerca sempre di migliorare i servizi, appunto nei centri storici come quello di Archi, dove le stradine sono piuttosto anguste, c'era bisogno di mezzi come questi che potessero transitare con maggiore facilità, e la Ecolan se ne è provvista partecipando a questo bando, tra l'altro Coreve e ANCI, con cui hanno predisposto anche un cofinanziamento, e uno di questi mezzi sarà proprio utilizzato per il nostro centro storico, per la raccolta dei rifiuti nel nostro centro storico.
Nicolai Iannone, sindaco di Tornareccio, anche per voi questa consegna. Beh, una lieta sorpresa, quindi ringraziamo Ecolan, è molto utile, sarà sicuramente di supporto al nostro territorio. Come va la raccolta differenziata su Tornareccio? Siamo tra i primi, quindi sono contento della mia cittadina e dei miei cittadini. Siamo nei primi 10 e quindi siamo orgogliosi di questo risultato. Emiliano Bozzelli, anche al comune di San Vito, un mezzo della Ecolan. Sì, un mezzo porter agile per il servizio nel centro storico. L'aspettavamo da tempo, finalmente è arrivato. Raccolta differenziata a San Vito? Beh, sempre ad alti livelli e cerchiamo di migliorarla di anno in anno. Questo è un mezzo che ci aiuterà a migliorare la raccolta sicuramente del vetro. Cambiare insieme, questo è lo slogan della Ecolan, è un mezzo ma anche al comune di Torino di Sangro, c'è il consigliere comunale Claudio Schipsi. Sì, ringraziamo l'Ecolan per questo splendido mezzo che ci aiuterà sicuramente nel servizio di raccolta differenziata. E noi abbiamo un centro storico piccolino, quindi ci aiuterà a districarsi e a lavorare in maniera migliore, in modo migliore gli operai. Ricordiamo l'utilizzo di questi mezzi. Sì, è destinato soprattutto per il vetro, però penso che col tempo può essere utile un po' per tutto. Mezzi che verranno usati in particolar modo per la raccolta del vetro, Katia Di Fabio, sindaco di Monteodorisio, altro comune che appunto riceverà uno di questi mezzi. Sì, siamo molto contenti di questo progetto che è stato presentato dalla Ecolan e quindi finanziato, e quindi arriverà a Monteodorisio a breve questo mezzo proprio grazie alla Ecolan. Quindi io sono qui per ringraziare il nostro presidente Massimo Ranieri, tutto lo staff della Ecolan, perché sono veramente un'azienda seria e professionale, quindi non ho nient'altro da aggiungere, perché veramente parlano per quello che fanno, per come lavorano e per quello che è oggi diventata la Ecolan, quindi grazie a tutti loro. Pino Finamore, sindaco di Villa Santa Maria, altro comune interessato alla destinazione di uno di questi mezzi. Sì, beh, è incluso anche Villa Santa Maria, ma ci sono altri comuni ed è l'attribuzione di un mezzo per la raccolta che diciamo si somma già tutto il servizio che Ecolan fa in buona sostanza con tutti i comuni. Beh, insomma, qui voglio dire, questo è il risultato complessivo di una differenziata su tutti i comuni che funziona bene, che dà dei risultati. In questo caso l'attribuzione è solo per alcuni in questo momento, ma insomma ci sarà la possibilità in seguito di poter attribuire mezzi anche agli altri comuni. Lei parla anche in qualità di presidente del comitato dei sindaci, per cui ha fatto riferimento agli ottimi risultati per la raccolta differenziata. Assolutamente sì, questo è evidente, diciamo, Ecolan oramai insomma fa scuola e siamo orgogliosi di poter contribuire ad avere una raccolta su tutto il territorio che secondo noi, anche per quanto riguarda la linea politica amministrativa, può solo migliorare. Quindi noi, come dire, siamo assolutamente disposti, disponibili come sindaci a poter migliorare ancora già di tutto quello che insomma di buono è stato fatto sino ad oggi, ma insomma la programmazione con il CDA è ampia e quindi siamo sicuri che andando avanti insomma ci saranno ancora molte migliorie.